Benvenuti nella casa dell'altro calcio, benvenuti alla puntata numero 398 del dodicesimo anno e andiamo a vedere subito gli ospiti in studio, naturalmente il nostro Franco La Terza. Buonasera a tutti, ci avviciniamo alle 400 puntate, io non so quanti minuti, quante ore, ma saranno tante, le calcoleremo poi, ma sono 400 puntate, soprattutto con la conduzione. E con lo stesso conduttore penso che anche per i telespettatori sia abbastanza sì, pesante. Siano tanti. No, siano tanti, non sì. Pesanti. Buonasera ad Ambrogio Quintiero che reduce da una grande vittoria il passaggio del turno. Buonasera Ambrogio. Praticamente adesso noi con Lorenzo Picarelli che è dall'altra parte che ci supporta andiamo subito al sommario di questa puntata numero 398, eccola qua, nella quale parleremo nella prima parte di campionati giovanili, come sempre, regionali e provinciali, di terza categoria, girone D, E ed F. Nella seconda parte parleremo di seconda categoria, prima categoria e promozione. Questo per quanto riguarda la prima e la seconda parte. Però, approfittiamo della presenza di Ambrogio e tuffiamoci subito nella prima grafica, una grafica importante perché praticamente questa grafica racchiude la fase finale dei sedicesimi di finale delle squadre che partecipano alle fasi finali della Juniores regionale. In giallo le squadre che hanno passato il turno. Maddalonese, Audax Cervinara 5-4, Virtus Goti, Mondragone 0-3, Vis Afragolese, Abellinum 3-0, Grotta 1984, Giuliano 1-4, Marillianese, Afronapoli 2-3, San Giorgio, Nola 2-0, Sorrento, Scafatese 3-2, Castel San Giorgio, Sant'Agnello 0-2, San Vito Positano, Agropoli 7-0, Sporting Sala Consilina contro Costa d'Amalfi 3-2 ai supplementari. Andiamo a vedere le squadre che si sono qualificate per la fase finale. Appunto, vedete, la Maddalonese, Mondragone, Vis Afragolese, poi abbiamo Giuliano e Afronapoli che giocavano in trasferta, San Giorgio e Sorrento, dall'altra parte Sant'Agnello, San Vito Positano e Sporting Sala Consilina. Queste sono le squadre che hanno passato il turno. Io pregherei Lorenzo Picarelli di lasciare la grafica perché contemporaneamente andiamo ad analizzare questa vittoria importante dello Sporting Sala Consilina che ha realizzato un 3-2, marcatori al decimo del primo tempo Lamin Sagnà, ha pareggiato la compagine della Costa d'Amalfi, poi al 21esimo, il 2-1 arriva ad opera di Dorilia al 28esimo del secondo tempo, qualche minuto prima c'è stata l'espulsione del portiere dello Sporting Sala Consilina, al 40esimo arriva la rete del 2-2, poi al settimo minuto dei tempi supplementari Lamin Sagnà, ragazzo di colore che è stato tesserato nella fase finale di questo campionato, realizza la rete della vittoria e nonostante i ragazzi dello Sporting Sala Consilina restino in 10 uomini riescono a portare a casa una vittoria importantissima che gli permette di passare il turno. Prossimo avversario sarà il San Giorgio. San Giorgio vincitore del girone F che ha battuto 2-0 il Nola. Andiamo ad analizzare velocemente San Giorgio e poi parliamo con Ambrogio. La squadra del San Giorgio nella regular season, vale a dire nel campionato, ha realizzato in 22 partite 19 vittorie, un pareggio e due sconfitte. Ha fatto 67 gol e ne ha subiti 16, quindi ha una bellissima difesa. Migliori giocatori sono Cortese e De Falco, i migliori realizzatori di questa squadra. Giovedì alle 16 c'è la partitissima al Valentino Mazzone di Vibonati. Per tutti quanti non perdetevela perché sarà una partita importantissima. Ambrogio, parliamo prima della partita giocata e poi andiamo ad analizzare questa nuova avversaria. Sì, abbiamo preso la Costa d'Amalfi che era un avversario di tutto rispetto, loro la prima squadra fa d'eccellenza, quindi come al solito potevano soffrire dei cosiddetti under, conoscevamo perché
Io li avevo visti giocare, che erano una buona squadra, giocavano sempre dal basso, sempre palla a terra, un ottimo portiere, tra l'altro, degli esterni molto forti, quindi una squadra completa. E noi abbiamo cercato fin dall'inizio di fare il nostro gioco, di non farli giocare, di andarli a prendere alti. E infatti, al di là del risultato e di essere restati in 10, qui abbiamo avuto una grande reazione nervosa perché siamo stati in 10 quasi tutto il secondo tempo e i due tempi supplementari. Siamo stati bravi anche a non farli giocare e abbiamo avuto diverse occasioni perché poi 3-2, ma abbiamo preso un palo, due traverse e abbiamo sbagliato un calcio di rigore con Dorida. Quindi ancora una volta, al di là del risultato, vanno fatti i complimenti a questi ragazzi e i complimenti anche agli avversari perché oltre ad essere una bella squadra si sono rivelati anche una squadra molto corretta e a livello giovanile è importante anche questo. Ecco, adesso andiamo ad analizzare invece quello che sarà l'avversario. Anzi, prima una battuta con Franco Laterza. Restare in 10 in casa, da un punto di vista ti agevola perché alla fine c'è il supporto dei tifosi, però viene a mancare il portiere titolare, quindi è un attimo pericolosa la situazione. Sono stati bravi gli altri, perché praticamente ha dovuto rinunciare sicuramente a un attaccante o un centrocampista. Giocare in casa per vincere diventa veramente problematico, Franco. Giocare il 10 è sempre problematico, però i numeri e la forza di questa squadra lo si è stato appena detto e quindi non c'è bisogno che sia io che faccio fare la differenza. Certo, uno in meno lo è per tutte le formazioni, questa è una cosa ovvia. Tante volte si dice anche che uno in meno dà ancora più forza a chi rimane in campo, però venendo meno la figura, soprattutto il numero uno, diventa un pochino più difficile. Io voglio solo dire, ancora una volta, ricordare che giustamente Ambrogio diceva la forza di questi ragazzi, questo team che è ben amalgamato, che è ben ormai collaudato in tutte le sue, fasi, insomma, a secondo che lo si voglia analizzare, è ovvio che è merito dei ragazzi, ma è ovvio che bisogna dare merito anche a chi li allena, questi ragazzi. E giustamente non può farsi da soli i complimenti, glieli rinnovo io questa volta in diretta e direi che anticipo un pochino anche quello che è il prossimo pensiero di Ambrogio per quanto riguarda il prossimo turno. Io guardando un po' le grafiche dico sempre, non conoscendo ovviamente se non per titolo Afro Napoli o altre situazioni di questo genere, che guardo sempre coloro che vincono fuori casa. Perché coloro che vengono fuori casa e vanno a fare risultati probabilmente forse hanno un Qualcosa in piccolo più. step in più, insomma, da poter. Che sia questo anche motivo di confronto con la realtà qui locale, allenata da Ambrogio Quindiero, lo sarà sicuramente, ma state tranquilli che qualunque squadra viene e deve giocarsi la partita con i ragazzi dello Sporting perché sono state veramente una bella realtà e gli auguro di poter proseguire su questo binario. Ecco, tecnicamente adesso devi sopperire all'assenza del portiere, ma diciamo che quando si gioca di giovedì la squadra dello Sporting è svantaggiata perché chi viene a giocare con voi può utilizzare i senior, vale a dire i giocatori che superano l'età dei 18 anni e quindi è un risultato ancora più importante quello che state facendo. Però, come sopperirai all'assenza del portiere titolare? Guarda, noi il secondo si sono sempre alternati i due portieri degli allievi, che sono Santoro 2002 e Giudice 2001. E giovedì c'era Giudice con noi in panchina e devo dire che questo ragazzino, la sua prima esperienza con noi, perché non aveva mai giocato, è entrato bene, con calma, ha guidato la difesa, ha chiamato i propri compagni, quindi devo dire che anche ai compagni ha trasmesso sicurezza. E poi, Nicola, tu lo sai meglio di me, quando un portiere trasmette sicurezza, anche i compagni giocano meglio. Quindi non sono preoccupato di sta assenza, come non sono preoccupato dell'avversario che verrà. Sappiamo che sono una squadra forte, sappiamo che subiscono poco. È arrivata prima nel proprio girone, un girone nel napoletano con varie compagini importanti. Quindi
Però noi siamo partiti a fare spendi e abbiamo solo tanta voglia di far bene e di dimostrare che quando le cose si fanno fatte bene e con passione, poi i risultati vengono sempre. Anche perché ti interrompo solo un attimo, scusami Nicola, ma dico questi consigli, attenzione, ricordiamo ai telespettatori che forse ti conoscono meno anche da quando calcavi i campi di calcio, li dà un portiere, perché Ambrogio giocava in porta, Sì, sappiamo insomma la certo. forza di questo. Quindi detto da un portiere, quale assist migliore insomma per un proprio. Invece a te volevo chiedere un'altra cosa, Franco. Praticamente, guardando i numeri di questo avversario, 16 gol subiti significa una gran bella difesa. Quindi il punto di forza di questa squadra è la difesa. Dall'altra parte c'è un Dorilia e un Porretti, insieme a Stotutto e tutti quanti gli altri che sono il punto di forza della compagine dello Sporting, perché per essere la squadra che gioca ancora in casa significa che a livello di risultati e a livello di classifica avulsa la compagine dello Sporting ha dato lezioni a tutti quanti gli altri, come avevamo detto anche quando andavamo ad analizzare tutti i risultati delle altre squadre. Quindi praticamente, secondo me, solo la Scafatese o qualche altra squadra, Solo il Sorrento, solo il solo Sorrento, ecco, sì, solo il Sorrento ha fatto il Sorrento. meglio, Meglio, meglio. almeno nella fase di non subire, perché poi alla fine come gol, vittorie e tutto il resto siamo là più o meno. Però diciamo che a livello regionale è seconda in tutte le classifiche avulse. La nostra forza tante volte sono i numeri. Cioè, dico le comparazioni, perché con le comparazioni l'abbiamo fatto anche con le classifiche e tante volte diventano un punto di forza. Però ricordiamoci, anche per quanto riguarda questi test, che si affrontano delle compagini che hanno giocato intanto dei campionati diversi. Quindi tante volte può darsi che sia successo qualcosa, che sia mancato qualche titolare, che sia successo qualunque tipo di cosa. Quindi i numeri possono dare ragione all'uno all'altra. Adesso questa è la vera prova di forza. Quando due squadre si incontrano, più o meno la taratura è la stessa. Certo, guardando i numeri che diceva Nicola poc'anzi, è ovvio quando si giocano Allora, delle squadre Franco, bisogna analizzare anche un'altra cosa. La prima squadra gioca di sabato o di domenica, per l'utilizzo degli under. Bisogna andare ad anche questo, analizzare tanti tantissimi come sta particolari. in classifica, centro classifica, fuori da ogni problema. Allora c'è un discorso, perché gli under sono fondamentali per la salvezza di una squadra o per la vittoria di un Però campionato. attenzione Quindi, Nicola, noi abbiamo visto anche, io non voglio adesso spezzare la lancia a favore dello Sporting, ma abbiamo visto qualche partita laddove lo Sporting erano tutti ragazzi, non c'erano under, dall'altra parte c'è due, tre under, vincere delle partite, qualcuna l'ho vista pure io qui a sì, Vibonato, infatti tante il volte. risultato si è visto, per esempio l'Agropoli che è arrivato secondo contro San Vito Positano ha preso 7 gol, 7-0. Tante Quindi volte, ti però assicuro tante. che è capitato qualcosa in quella partita. Certo. Però i numeri delle volte ti danno ragione e ti condannano, No, beh, è questo. ovvio, io penso che anche il mister qui ce lo può dire più lui che io, fa delle proprie scelte tecniche e credo anche insomma a livello poi dei 90 minuti di gioco, anche in base a determinate caratteristiche e differenze insomma che ci siano di realizzazione tra una compagine e l'altra. Questo è ovvio e questa è la capacità poi del mister e dell'intero collettivo di far breccia e di scontrarsi con qualunque realtà. Adesso il morale dello Sporting è alto e può giocare con qualunque compagine ed è giusto che sia così, lo dico io, non lo dirà mai il mister, state tranquilli perché dice sempre di stare con i piedi per terra, questa è una cosa ovvia, ma vogliamo che. Facciamolo concludere e così poi passiamo agli altri campionati. Guarda, io mi auguro solo che sia una bella partita, corretta, e sono sicuro queste partite si preparano da soli, perché poi arrivare alle fasi finali in un campionato regionale, soprattutto nella nostra zona, non è che è roba da tutti i giorni. Quindi io sulla concentrazione dei miei ragazzi, ieri ci siamo allenati, domani facciamo rifinitura, non ho dubbi, quindi l'abbiamo preparata nel modo giusto. Non abbiamo sottovalutato nessun avversario anche quando ormai avevamo vinto il campionato, quindi sono sicuro che ce la giocheremo con i nostri principi di gioco, che è quella sempre di giocare la palla, che è quella di portare più uomini in area possibile e quella di far anche divertire chi ci vede. Quindi sono sicuro che giovedì, al di là del risultato,
che ovviamente facendo i dovuti scongiuri, speriamo sia dalla nostra, sono sicuro che usciremo con la maglietta sudata, che poi è la cosa più fondamentale per chi fa questo sport. Bene, un bocca al lupo a tutti i ragazzi dello Sporting Sala Consilina, ma anche agli avversari. Noi adesso con Lorenzo Piccarelli ci tuffiamo nel campionato giovanissimi provinciali. Andiamo a vedere l'ultima giornata, vale a dire 18ª e ultima giornata, dove Policastro Scavi è finita 4-1, Fevian Soccer Sport Zone 7-1, Gelbison Vallo Civi Sport 7-0, Gregoriana Sporting Club Celle, questa quando va in onda questa trasmissione ancora non è stata disputata questa partita, quindi vi faremo rivedere la classifica la settimana prossima. Indomita Poseidon 4-3. Vediamo la classifica provvisoria, dove Indomita 45 punti, Golfo di Policastro 37, Sporting Club Celle 35, Fevian Soccer 28, Poseidon 23, Gregoriana 21, Civi Sport 18, Sport Zona 8, Sporting Scario 0, Gelbison Vallo 46. Io pregherei di lasciare la classifica a Lorenzo Piccarelli, dove vi voglio spiegare un attimino. Gelbison era fuori classifica, però noi vi abbiamo messo i 46 punti perché i ragazzi che hanno fatto questo campionato meritano rispetto, perché alla fine poi non è la stessa squadra che fa i campionati regionali, però questa squadra ha totalizzato 46 punti e vanno i complimenti, però i complimenti vanno anche all'Indomita che ha vinto il campionato. Mentre si deve aspettare il risultato finale di, come vedete con gli asterischi, Sporting Club Celle, anzi Gregoriana Sporting Club Celle. Se la compagine di mister Giovanni De Curtis riesce ad espugnare il campo di San Gregorio Magno, raggiunge quota 38, scavalca Golfo di Policastro e si qualifica per i playoff. Quindi, perché in questo campionato sono due le squadre che vanno nella fase finale. Con Lorenzo Piccarelli abbiamo delle immagini relative alla compagine dell'Indomita che ci ha inviato gentilmente Otello Sinforosa. Ecco qua, queste sono le immagini dell'ultima giornata di campionato e su quest'ultima giornata di campionato analizziamo anche la partita del Golfo di Policastro contro lo Sporting Scario, finita 5-1, una doppietta di Eric Martorelli, poi abbiamo un gol di Bifano, uno di Clips e uno di Perrotta. Per quanto riguarda la compagine del Golfo di Policastro abbiamo visto i ragazzi di mister Perazzo sono attaccati a un filo, devono aspettare per forza il risultato relativo alla gara proprio tra Gregorian e Sporting Club Celle. E qua bisogna fare i complimenti ai dirigenti del settore giovanile, ma anche al presidente Nicola Radesca, come anche a Ciorciaro, che si stanno impegnando per queste squadre, lo vedremo anche nel campionato allievi, quindi questo per quanto riguarda il Golfo di Policastro. Invece la squadra che state vedendo adesso in questa partita tra Indomita Poseidon è finita 4-3, dove praticamente i ragazzi di mister Giovanni Capozzolo sono riusciti a vincere, vedete quante mamme, quanta festa c'è durante questa partita, perché praticamente il campionato era già vinto matematicamente, era una giornata importante per festeggiare, era da 10 anni che la squadra del Sant'Arsenio, Indomita Sant'Arsenio, non vinceva un campionato provinciale, quindi era un momento importante. Abbiamo sentito anche Caminiti, qua vediamo delle foto, abbiamo sentito anche Caminiti l'altra volta che ci ha illustrato l'impegno che hanno messo loro nel fare questo campionato. La partita è finita 4-3, per la compagine dell'Indomita hanno realizzato Cardiello, Perrone, Matiev e Di Roberto, mentre per la compagine di mister Carmine De Rosa della Poseidon hanno realizzato Gabriel Jesus, Montano su punizione e Gabriel Jesus un'altra volta. Qua vedete una parata del portiere. Praticamente, e adesso ci stanno i fuochi d'artificio, le partite dell'Indomita, come vi abbiamo detto già l'altra volta, 18 partite giocate, 15 vittorie, 0 pareggi, 3 partite perse, gol fatti 64, subiti 15, una media di realizzazione di 3,6, miglior realizzatore è Cardiello con 12 gol.
per queste immagini e questo, tutte le notizie relative alla compagine dell'Indomita Sant'Arsenio, voglio ringraziare Otello Sinforosa che ci ha inviato, vedete, è stato bravissimo, si è dilettato anche a realizzare l'immagine dei ragazzi che hanno concretizzato questa vittoria, una vittoria importante, ed è giusto mettere in evidenza quando una compagine Franco porta a casa una vittoria, perché vincere, come diciamo sempre, è sempre difficile. No, vincere è difficile, però io direi un'altra cosa, che si respirasse aria di festa per quanto riguarda l'Indomita, insomma quel di Polla, e l'avevamo già noi sentito dal mister qualche settimana prima. Otello ci ha anche invitato in forma ufficiale domenica scorsa, penso tutti e due avevamo degli impegni e perciò non sì, ero fuori proprio. Io altrettanto, eravamo tutti e due fuori, quindi non ci siamo stati, ma abbiamo così vissuto anche noi il clima di festa che si è creato intorno a questi ragazzi, ed è questo quello che ci piace vedere, cioè ci piace vedere proprio quando si vince e si festeggia, questo soprattutto nei campionati giovanili. Ma si festeggia anche con gli avversari, perché c'erano anche delle immagini proprio che festeggiavano con gli avversari. C'era proprio un clima di grande festa con i fuochi d'artificio, abbiamo visto insomma tutto ciò che è connesso a un momento di grossa festa, ed è stato così, ed è bello quando è così, ecco tutte le fotografie che i monitor ci fanno vedere diritto. Io voglio ringraziare Lorenzo Picarelli per il montaggio. Ecco, ordinati, e siamo contenti di questo. Volevo però fare, oltre che i complimenti all'Indomita, io non riesco e non riuscirò mai a capire quelle squadre che sono fuori classifica in questi campionati, se qualcuno riuscisse a spiegarmelo mi farebbe una grossa cortesia. Io queste squadre fuori classifica... Una squadra regionale automaticamente, se partecipa con i pari età al campionato regionale, non può essere competitiva nel campionato provinciale. Sarà così, io non riesco a capirlo. È anche giusto, però. Sì, ma sarà, io non riesco a capirlo lo stesso. Sarà che forse è un mio deficit, questo a me non è mai piaciuto, però è così e accettiamo questa regola. Facciamo i complimenti intanto ai due policastrensi di grossa taratura, soprattutto per quanto riguarda insomma i crediti, il rapporto amicizia che li lega, vale a dire Giovanni De Curzis per la squadra di Celle e Ciccio Perazzo per quello della squadra del Golfo di Policastro. Sono stati due calciatori importanti per Policastro, con due destinazioni diverse. Uno è rimasto, Ciccio Perazzo è rimasto a Policastro, De Curzis è andato alla Celle, e c'è, manco a farlo apposta, questo scontro tra i due che per un punto si arriva secondi o meno. È bella anche la competizione, è bella anche per questa, ma entrambi hanno un grosso cuore, allora, e grossa competenza, penso che poi alla fine... No, ma quello, Nicola, a parte poi il play che arriva, che non arriva, questo lo facciamo... Però... Là è un fatto di arrivare o meno secondi, cioè è un fatto di arrivare un punto avanti all'altro, che anche se si arrivava quinti o sesti, penso, in questo caso, è quello forse la cosa più importante, ma penso che entrambi, insomma, sono due persone molto... Esagge, insomma. Io voglio anche spiegare una cosa, poi interviene Ambrogio. Noi stiamo registrando questa puntata perché per problemi inerenti agli orari, quindi può darsi che fra poco le squadre hanno finito di giocare quando noi finiamo la registrazione. Può darsi che il Celle perda. Ed è giusto dirlo, perché la settimana prossima vi informeremo proprio su questo risultato in finale. Ambrogio. Io volevo fare i complimenti anche da Gerbison, perché proprio l'altro giorno parlavo con Mister Bianco, che secondo me in zona è uno dei tecnici più preparati, e mi diceva che loro a Vado, avendo tanti ragazzi, sono stati costretti a fare giovanissimi provinciali, regionali, addirittura i mini giovanissimi, perché avevano oltre 50 ragazzi quest'anno. L'Indomita la conosco, l'avevo vista a Policastro e mi aveva fatto una buona impressione. Cercavano sempre di giocare la palla, erano molto ordinati, con le linee molto compatte, quindi mi avevano dato un senso di squadra, di una squadra che poteva dire da loro. E poi si giocheranno all'ultimo posto due squadre vicine a noi, quindi comunque vada, significa che in zona il materiale umano comunque c'è ancora, va solo lavorato, e lavorato nel modo giusto. Ecco, complimenti a tutti quanti queste squadre. Noi adesso passiamo al campionato allievi provinciali, anche qua siamo all'epilogo e anche qua abbiamo dei risultati favorevoli per le compagini del nostro territorio. Andiamo subito a vedere i risultati della 18ª giornata, dove Alfanese Campagna è una vittoria 3-0 a tavolino, come del resto Ponte Cagnano Atletico Veca. Poseidon Civisport 3-1, Real Bellizzi Virtus Metis 1-1,
Virtus Battipaglia, Golfo di Policastro 2-1, ma questa era una partita che contava relativamente. Andiamo a vedere la classifica finale, dove praticamente Real Bellizzi 43 punti, Ponte Cagnano 41, Golfo di Policastro 40, Poseidon 30, 27 per la compagine del Virtus Metis, Battipaglia 21, Alfanese 16, Campagna 13, Civisport 12, Atletico Vega 3 punti. Nella grafica successiva vi ho preparato già gli scontri per i playoff, vale a dire la prima del girone, vale a dire il Ponte Cagnano contro San Severinese, che è ultima di questo girone, dell'altro girone, mentre Real Bellizzi contro Olympic Salerno, poi abbiamo la Real Bellizzi Costa d'Amalfi, Golfo di Policastro Olympic Salerno, che è la terza in classifica, così come Poseidon San Severinese. Quindi vedete praticamente Ponte Cagnano Scafatese è una partitissima di questi campionati. C'è da annotare praticamente tra le partite giocate, dove Battipaglia Golfo di Policastro, la compagine di mister Borneo è andata là proprio in proiezione della partita successiva, che deve essere questa qua con l'Olympic Salerno, e ha mescolato le carte, ha utilizzato tutti i ragazzi, hanno perso 2-1, hanno realizzato una doppietta per la Battipaglia, l'ha realizzata Principe, mentre per la compagine di Mister Borneo, vale a dire del Golfo di Policastro, ha realizzato Ciorciaro. Quindi questo è il risultato finale. Come avete visto, anche la compagine del Golfo di Policastro entra di diritto nelle 8 più titolate per quanto riguarda il campionato allievi a livello provinciale. Franco, la terza e poi... Beh, Pino Borneo, anche Pino, insomma, l'abbiamo detto anche la volta scorsa, è un allenatore di quelli che hanno sudato tanto sul campo, soprattutto nel settore giovanile, quindi saprà dare sicuramente a questa compagine giovane degli allievi del Golfo di Policastro. È così, una giusta dose psicologica più che altro, perché lui è subentrato, ricordiamo, a Fortunato. Chiuso con 3 punti dalla prima, quindi una squadra che comunque ha tenuto molto alto, comunque lo score di vittoria è il punteggio finale. E gioca con l'Olympic Salerno, certo la partita di cartella era quella che dicevi tu, Nicola, giustamente, del Ponte Cagnano alla Scafatese, però io quando leggo Salerno, Ambrogio, mi viene sempre Olympic, o che sia qualche sinonimo di Olympic legato a qualcosa di Salerno, mi viene sempre da dire che bisogna giocarsi le partite con attenzione, perché comunque arrivano da posti demografici abbastanza ampi e bisogna stare attenti. Bisogna fidarsi, ma già hanno fatto bene questi ragazzi e penso che faranno bene anche in queste prossime partite. Ambrogio. Sì, no, vabbè, Policastro negli ultimi anni, anche l'anno scorso con i giovanissimi di Perazzo fece i playoff, 2 anni fa col sottoscritto vinse il campionato, quindi stanno sicuramente facendo un buon lavoro. Lasciami dire che anche quest'anno hanno fatto un buon lavoro, però io penso che vada ringraziato per primo mister Fortunato per tutto quello che ha dato, perché poi quello che è successo a noi non compete, però c'è stato fino alla penultima, quindi penso che ci sia tanto di suo e quindi lo saluto affettuosamente perché è un caro amico e se lo merita. È un in bocca al lupo anche da parte nostra, un in bocca al lupo anche a Borneo per la continuazione di questo campionato e anche alla società del Golfo di Policastro per i risultati conseguiti. Adesso noi invece ci tuffiamo subito nel campionato di terza categoria, andiamo ad analizzare il girone D, dove Buon Abitacolo, siamo alla 20ª giornata, Buon Abitacolo Padula 3-0 a Tavolino, Magorno Colliano 2-3, Montepruno Roscigno Sassano 1-2, Oliveto Citra Caggiano 1-1, Real San Gregorio Nadir Oliveto Citra 1-0, Sicignano Real Bianca 5-0, poi ha riposato la compagine di Casalbuono. Per quanto riguarda la classifica, vede Sicignano degli Alburni primo in classifica 42 punti, Real Sassano grande recupero 41, Buon Abitacolo 39 insieme a Caggiano, 38 per la compagine del Real San Gregorio, poi abbiamo 29 punti Casalbuono, 28 Oliveto Citra, 26 Colliano Futura, Nadir Oliveto Citra 21, Montepruno Roscigno 19, Real Bianca 8, Magorno 6 e il Padula si è ritirato. Per la settimana prossima, il prossimo turno, 21ª giornata, vedrà di fronte Caggiano,
Real San Gregorio, Cogliano Futura, Oliveto Citra, Nadirro Oliveto Citra, Sicignano degli Alburni, Polisportiva Padula, Casalbuono, questa è una vittoria a Casalbuono, 3-0 a tavolino, Real Bianca, Montepruno Roscigno, Real Sassano, Piero Paciello, buon abitacolo qua, e il derbissimo deve riposare la compagine del Magurno. E come avete visto praticamente Montepruno Roscigno Real Sassano è finita con la vittoria della compagine del Real Sassano, del presidente De Sisti, che ha realizzato due reti. Per quanto riguarda il Montepruno Roscigno ha segnato Longo, invece per la compagine del Sassano hanno realizzato il capitano Pellegrino e Maurizio Cardinale. 53 gol fatti, 17 subiti per i ragazzi del Real Sassano Piero Paciello, media realizzativa quasi 3 gol a partita, miglior marcatore con 10 gol Garruto, 13 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Buon abitacolo Padura, una vittoria a tavolino, la compagine di mister Spinelli mantiene la terza piazza, Sicignano Real Bianca 5-0, e hanno realizzato 2 gol Scala, 2 Rosolia e 1 Zito. Real San Gregorio, Nadirro Oliveto Citra invece è finita 1-0, una partita, una vittoria importantissima per mantenere la scia delle squadre di testa. Per quanto riguarda il Real San Gregorio, Oliveto Citra Caggiano 1-1, marcatori 18esimo Di Martino, 21esimo Turei. E poi avete visto l'ennesima sconfitta del Magurno interna per 2-3, ma la partita se l'è giocata fino alla fine. Franco la terza. 19 gol nella 20ª giornata di questo girone D. Classifica molto corta a questo punto, obiettivamente si aspettava, e abbiamo anche analizzato questo nelle puntate scorse, questo buon abitacolo che stavolta ha avuto, ecco, dalla sua il 3-0 a tavolino, quindi si è assicurato i 3 punti. Però abbiamo in classifica il Sicignano con 42 punti, il Real Sassano con 41, il Caggiano 39 e San Gregorio 38, poi scende il buon abitacolo a 36. E non è tanto importante, forse, o lo è stata, perché noi siamo stati, abbiamo fatto un po' di prefazione, abbiamo fatto anche in altri campionati, lo vedremo più avanti, siamo stati la volta scorsa un po' dei baghetti, insomma, nel dire determinate cose, le abbiamo, come si dice, avute dalla nostra parte. Adesso, più che analizzare queste partite con una grande vittoria del Real Sassano, secondo me, sul Montepruno di Roscigno, fuori casa, è la prossima tornata, perché la prossima tornata ci presenta due grossissime sfide, che sono il Caggiano e il Real San Gregorio, e anche il Real Sassano e buon abitacolo. Attenzione, perché di queste potrebbe usufruirne proprio il Sicignano, che gioca con il Nadiro Oliveto Citra fuori casa, che ha 21 punti in classifica, 42 ne ha il Sicignano. Queste due grosse partite possono giocare a favore del Sicignano. Poi sulla carta, ovviamente, tutto è fattibile e tutto è possibile sui campi. Quello che noi tante volte diciamo non si concretizza e non si realizza, vedremo e analizzeremo la prossima volta. Ecco, io ho una battuta con Ambrogio proprio della partita tra Real Sassano e Buon Abitacolo, due squadre che hanno una tradizione importante, il Buon Abitacolo specialmente con mister Spinelli, poi annovera nelle file tantissimi giocatori che hanno militato in categorie superiori, non parliamo del bomber Aguilera che è eterno e gli auguriamo di giocare sempre perché è uno che dà spettacolo quando gioca. Sì, è vero, è vero. Sono due compagini importanti, sono due, come dicevi tu, c'è una tradizione in quella zona e sia il Buon Abitacolo che il Sassano tutti gli anni, al di là che il Sassano fa anche la prima categoria, adesso sempre dei buoni organici, quindi io sono sicuro che dei tre gironi che stiamo analizzando di terza categoria, questo mi sembra il più equilibrato e anche i playoff sarà dura, perché è molto equilibrato e secondo me è quello più livellato dei tre gironi. Sì, e noi con Lorenzo Picarelli ci tuffiamo nell'altro girone, girone E, andiamo a rivedere i risultati della 23ª giornata. Angellara Stio Cilento 3-5, Dinamo Cilento Eliums 1-1, Real Vatolla Prignano 2-2, Torchiara Calcio Civisport 1-0, Virtus Eredita Acceroli 3-0, All Stars Lustra Stella Cilento 1-1, New Generation Omignano 4-1, riposato la compagine del Folgore Acquavella. Real Vatolla conduce in testa la classifica con 53 punti, Torchiara 43, Stio Cilento 41, Civisport 38, Elius
Calcio 36, questa è la griglia playoff, Angellara 35 punti, Ostars 33, Folgore Acquavella 32, Prignano 30, Virtus Eredita 27, New Generation 26, Sella Cilento 24, Dinamo Cilento 20, Omignano 8, 3 punti invece, chiude la classifica, Lacciaroli per il prossimo turno, 24esima giornata, All Stars Lustra Torchiara, Civisport Angellara, Folgore Acquavella, Real Vatolla, Omignano, Virtus Eredita, Prignano, Dinamo Cilento, Stella Cilento, Elius Calcio, Stio Cilento, New Generation, dovrà riposare la compagine del Lacciaroli. E qua abbiamo delle immagini che ci ha inviato il nostro amico Gerardo Miglino, le immagini riguardano proprio questa partita, Angellara, anzi la partita tra le compagini del All Stars Lustra Stella Cilento. La partita è terminata con risultato di 1-1, hanno realizzato Amabile al 33esimo del secondo tempo e ha pareggiato alla fine al 42esimo del secondo tempo per Stella Cilento Bianco. Intanto noi andiamo, lasciamo le immagini e andiamo a vedere le altre partite. Angellara Stio Cilento è finita 3-5, primo tempo 1-3. Per l'Angellara hanno realizzato Sottolano, Fariello e Vita. Per la compagine dello Stio Cilento una doppietta d'Antuoni, una doppietta di D'Ambrosio e un gol per D'Andreoli. Torchiara Civisport 1-0, realizzato Abate. Virtus Eredita Acciaroli invece è finita 5-1, hanno realizzato Abate, Cirillo, Amabile, Rizzo, Merola. Per la compagine dell'Acciaroli, Giordano. All Stars Lustra, Stella Cilento che state vedendo, l'abbiamo detto, Amabile al 33esimo del secondo tempo e Bianco al 42esimo della ripresa. Dinamo Cilento, Elius 1-1, hanno realizzato per Dinamo Cilento Orrico, Cirillo invece ha pareggiato per la compagine dell'Elius Calcio. New Generation Omignano Calcio è finita 4-1, settima vittoria per la compagine della New Generation, 18esima sconfitta invece per la compagine dell'Omignano. I ragazzi di Mister Polverino invece del Real Vatolla, che è in testa alla classifica con 10 punti sulla seconda che è il Torchiara, sono stati fermati in casa da un Prignano in gran spolvero. Per il Real Vatolla hanno realizzato Serrapede e Sidibe. Invece per il Prignano, Delfino e Cannalonga. Cannalonga, ricordiamolo, un bomber di categorie superiore per quanto riguarda il Prignano. Qua abbiamo visto addirittura nelle immagini Gerardo Miglino che ci ha indicato un eventuale fallo. Qua c'è questo bellissimo calcio di punizione con la parata del portiere. Franco La Terza. Anche qui stiamo assistendo, abbiamo visto il campo un po' chiazzato, come sul dirsi, no? Quindi non è parcheggio? Un campo... Non è un campo parcheggio, ma è un campo un po' difficile, viste le nuove generazioni, insomma, che sono abituate a giocare su altri terreni, ma forse qualche componente di quelle squadre ci gioca lo stesso. È pure bene, probabilmente, questione di abitudini, però, insomma, è sempre problematico. Girone E, 23esima giornata questa, 25 gol, qualcuno in più del campionato che abbiamo analizzato prima, e abbiamo qui però una situazione un po' diversa, perché abbiamo una squadra in fuga, anche se ha pareggiato. Però abbiamo il Real Vatolla che ha 53 punti in classifica, seguita dal Torchiara che ne ha 43. E io direi che c'è da evidenziare una bella vittoria dello Stio Cilento sul campo dell'Angellara, fuori casa, che ha segnato tanti gol. Ha riposato, come tu facevi notare, il Folgore Acquavella. C'è un prossimo turno che presenta una partita credo abbastanza importante, che riguarda forse più il Torchiara, perché gioca con quel All Star, che è una squadra comunque che ha pareggiato con la Stella Cilento in casa per 1-1 e che sta un po' tenendo la classifica. E poi c'è un'altra partita credo da tenere in considerazione, che è proprio questo Folgore Acquavella Real Vatolla, che gioca con la prima della classe. Riposerà nella prossima tornata all'Acciaroli. Bene hai detto del Prignano, che sembra che sia una squadra che si sia leggermente ripresa, Nicola, ma insomma per la posizione che occupa in classifica diciamo che è di tranquillità, 30 punti, pareggiando con la prima, insomma pensiamo che ci sono 23 punti di distacco, quindi
tutto sommato, insomma, probabilmente io dico tante volte o mollano le prime quando sono davanti a discapito di, o è bravo chi ci crede e gioca con la prima della classe e vuole fare bella figura. Ecco, noi risparmiamo Ambrogio questo girone e facciamo parlare proprio sull'altro girone che stiamo per andare ad analizzare, vale a dire il girone F, dove siamo arrivati alla 23esima giornata, dove Atletico Caselle Real Pattano è finita 8-1, Cerasoli Cusati 3-2, Magnocavallo Atletico Pisciotta 2-1, Noviveglia Numassa 2-2, Scario Foria 4-2, Cellarum Super Santos 3-1, Camerota Real Civitella 6-1, Riposato Palinuro. Per una classifica che vede in testa Camerota con 56 punti, Scario 51, Cellarum 50, Magnocavallo 41, Super Santos 40, Newmassa 36, Atletico Caselle 35, Ceraso 33, Licusati 24, Football Club Faria 22, Atletico Pisciotta 19, Noviveglia e Palinuro 15, Real Civitella 14, Real Pattano 2 punti. Per il prossimo turno le gare Licusati Magnocavallo, Atletico Pisciotta Camerota, Newmassa Scario, Palinuro Cellarum, Real Civitella Noviveglia, Pattano Ceraso, Super Santos, Golfo di Policastro, anzi è Atletico Pisciotta, Atletico Caselle, scusatemi, e praticamente il derby e poi c'è la partita Football Club Foria per quanto riguarda questi risultati. C'è da sottolineare la compagine di Atletico Caselle che con un sonoro 8-1 ha battuto l'ultimo in classifica, vale a dire il Real Pattano, con una doppietta di Gnagnè, doppietta di Torre, Pisano, Antonucci, Rivello e Stotuto. Per la compagine ospite ha realizzato Pesce. Cerasoli Cusati invece è finita 3-2, dove ha realizzato una doppietta Paglia e Cammarano, l'altro gol. Gallo e Cetrangolo invece per la compagine dell'Icusati, Magnocavallo Atletico Pisciotta 2-1, Teti e D'Ambrosio per il Magnocavallo, Cappuccio per l'Atletico Pisciotta, Noviveglia e Numassa 2-2, Gorga e De Bernardo per la compagine di Noviveglia, Di Palma e Merola per la squadra del Newmassa. Scario Football Club Foria 4-2 per la compagine di Scario hanno realizzato Di Mauro, Milo, Cobucci e Malaventa. Invece per quanto riguarda la compagine del Foria, Valiante e Cobucci. C'è l'Arum Super Santos, invece il derby è finito 3-1 per i padroni di casa, dove praticamente la compagine del Cellarum ha realizzato con Nicoliello, Rizzo e Barile, invece Leone ha portato a 1 le marcature del Super Santos. Camerota Real Civitella 6-1, arbitro della gara era Ruggiero Luciano, per la compagine del Civitella ha realizzato De Vita, invece Ciorciaro, Marotta, doppietta di Garofalo, Cammarano e Scarpitta i realizzatori della capolista Camerota. Franco la terza. Anche qui, 23esima giornata in questo girone F, questo che è stato un bel campionato con tante squadre più vicine al nostro territorio rispetto a quello che abbiamo analizzato poc'anzi. 37 gol sono un numero abbastanza esiguo di gol, l'eccezione l'ha fatta l'8-1 con le famose doppiette che diceva Nicola, insomma poc'anzi, dell'Atletico Caselle, proprio su quel Pattano che ha solo 2 punti in classifica. Le lodi vanno sempre ovviamente a Scario, forse non per altro ma perché fa un ennesimo risultato positivo. Direi che in buona ripresa anche il Magnocavallo, che ha avuto un leggero calo da qualche settimana a questa parte, vincendo in casa con l'Atletico Pisciotto per 2-1. E poi bisogna dire anche che Cellarum Super Santos è finita per 3-1, l'abbiamo visto dalle grafiche. Super Santos sembra che delle volte molli un pochino, insomma, quello che è stato un grandissimo inizio di campionato, ma si mantiene comunque nelle parti alte della classifica, quindi bisogna dire bravi anche ai ragazzi di Fibonacci Villamare che hanno creduto in questo nuovo progetto nonostante abbiano mollato. Per quanto riguarda il prossimo turno c'è da evidenziare questo Atletico Pisciotta Camerota, c'è sicuramente Palinuro Cellarum, è anche un'altra bella partita, ma credo che Newmassa Scario sia un po' la partita che tutti quanti noi vogliamo vedere, soprattutto per quanto riguarda la forza di Scario come una squadra che comunque le parti della classifica giocando anche per l'ennesima volta fuori casa. Ecco, Ambrogio, invece qua bisogna fare i complimenti alla Camerota del mister Ciociano e del presidente Volpe per i risultati che hanno ottenuto, ancora imbattuta la squadra di Camerota, ma bisogna anche parlare di questa metamorfosi
della compagine della Super Santos, che praticamente in questa seconda fase, un po' per infortuni, un po' per tanti giocatori che sono venuti a mancare, è leggermente in difficoltà, anche restando ancora nella zona playoff. Sì, ma diciamo che il Camerota e il Celle erano le favorite già inizio anno, poi tra le due si è inserito lo Scario, che ora gli sta a 5, però potenzialmente sono 6 punti perché il Camerota ha gli scontri diretti a favore. Quindi a pari punti vincerebbe dal Camerota il campionato, ma penso che sia, da quello che ho potuto vedere, la squadra più quadrata, anche se poi l'ho vista con lo Scario non meritava di perdere la partita. Super Santos sì, erano partiti a razzo e in una delle due prime trasmissioni qui io mi auguravo che poteva continuare, purtroppo mi spiegava Mister Dione che hanno avuto tante difficoltà organizzative ma anche proprio di risorse umane, oltre a degli infortunati, qualche ragazzo è venuto a mancare, qualcuno addirittura è partito per lavoro e si è spezzato al nord Italia e quindi il gruppo ne ha risentito, però stanno cercando di mantenere fino alla fine l'impegno preso con un mister e una società comunque seria che ci tengono a sto progetto e speriamo che almeno riescano a qualificarsi per i playoff, perché sarebbe un bel traguardo dopo l'inizio che sembrava ancora migliore di quando è la classifica ora. Bene, noi diamo la linea a Lorenzo Piccarelli per i consigli della rete, restate con noi che tra qualche istante parleremo di seconda, prima categoria e promozione. Cardinale Group è un'azienda leader nella vendita e distribuzione di prodotti sanitari, rubinetteria, utensileria, articoli per il riscaldamento e tantissimi altri prodotti idrotermoidraulici. Cardinale Group offre prodotti di qualità ai propri clienti, con la massima serietà e la grande esperienza del suo personale. Sede principale in via Mezzana a Pantano di Teggiano. Telefono 0975 70 004. Sito web www.cardinalegroup.it. Cardinale Group, serietà e professionalità al vostro servizio. Il nostro impegno a tutela della tua serenità. Assicuriamo il tuo futuro e quello dei tuoi cari insieme alle cose a cui tieni di più. Non aspettare che scada la tua polizza. Prima passa da noi. Confronta i nostri servizi e la nostra qualità e chiedi un preventivo. Centro assicurativo, il punto di riferimento per la tua polizza auto, casa, vita e per la difesa dei tuoi risparmi. Centro assicurativo e finanza personale, servizi assicurativi e finanziari, a Sapri, in via Granozio. Telefono e fax 0973 60 41 04. Bentornati, seconda parte di questa puntata numero 398. Andiamo subito a vedere i risultati della seconda categoria per quanto riguarda il girone I, dove praticamente siamo alla 22esima giornata. Atletico Montesano, Black Lion 1-4. Capaccio Pestum Caprioli 2-6, Laurino Real Socio Montecorce 8-0, Polo Sportiva Marina Lendiscosa 1-0, qua la partita è stata sospesa come mi dicevano in studio, Alfanese Athletic 7-2, Real Pertosa Real Laura 0-4, Real Postiglione compagine del Ursendina 3-1. Per quanto riguarda la classifica, 4 giornate dalla fine, Real Postiglione 58 punti, Alfanese 50, Black Lion e Laurino 39, Caprioli 34 insieme a Real Laura, 33 per la compagine dell'Athletic, 30 punti per Polisportiva Marina e Real Pertosa, Ursentina 28, Lendiscosa 23, Atletico Montesano 22, Real Socio Montecorce 15, compagine del Capaccio Pestum solo chiude la classifica con 3 punti. Prossimo turno, 23esima giornata, Black Lion Capaccio Pestum, Athletic Real Pertosa, Caprioli Laurino, Lendiscosa Atletico Montesano, Real Laura Real Postiglione, Real Socio Montecorce Alfanese, Ursentina Polisportiva Marina. E pregherei Lorenzo Piccarelli di mettere in onda le immagini relative proprio alla gara tra la compagine dell'Alfanese e la squadra
dell'Athletic. Per queste immagini dobbiamo ringraziare Roberto Gerardo per quanto riguarda le immagini, state vedendo addirittura con il drone questa ripresa, quindi complimenti per queste bellissime immagini. Qua praticamente in questa partita è successo che è passato in vantaggio l'Athletic con Inverso, poi si è scatenato Rocco che ha realizzato prima il pareggio, poi Carro ha realizzato il 2-1 e poi lo stesso Rocco ne ha fatti altri 5, quindi un risultato che alla fine è determinante per un 7-2 finale. Invece dall'altra parte la doppietta di Inverso. Capaccio Pestum Caprioli invece è finita 2-6, doppietta di Cappuccio per la compagine del Capaccio Pestum, invece ha realizzato Silvio Scarpa 3 gol per il Caprioli, poi Tomei, Veneroso ed Esposito. Laurino, Real Socio Montecorci, e qua è stata un'altra sagra del gol, 8-0, una quadrupletta, 4 gol di Coccaro, poi Maffia 3 e Guercio chiude con l'ottavo gol per quanto riguarda il Laurino. Come dicevano in studio, Polisportiva Marina Lendiscosa 1-0, la rete era di Esposito, poi la partita è stata sospesa, ne parlerà di più Franco Laterza, ci darà dei lumi relativi a questa gara. Real Pertosa, Real Laura 0-4, doppietta di Pagano, poi Galzerano e Del Fatto hanno realizzato per il Real Laura. Real Postiglione Orsentina è finita 3-1, doppietta di Pagano e gol di Onnembo. Per quanto riguarda l'Ursentina, gol di Lordi. Atletico Montesano Black Lion 1-4. Per quanto concerne la squadra dei Montesano, ha realizzato Carletto Sansiviero. Invece per i Black Lion le reti sono di Die Gerret, Niandé Monsur, Dubayou Sebir e Sakou Danfa. Spero di aver letto bene. Per quanto riguarda queste notizie dobbiamo ringraziare Stefania Marino, che la salutiamo anche per la puntualità con cui ci fornisce le notizie. Sì, preghiamo Stefania Marino la prossima volta di darci dei cognomi, se è possibile tradurli in italiano, perché diventa un problema. Sì, i giocatori si chiamano così. Si chiamano così. Intanto c'è da dire subito che i Black Lions hanno... Ecco, si sono rivalsi da qualche ultima brutta prestazione, insomma, e hanno portato a casa un risultato utile. Diciamo un'altra cosa, prima che per la puntata 400 Stefania Marino deve venire ospite. Quindi... Noi siamo. Io sono contento ovviamente perché c'è chi, soprattutto poi quando una donna rappresenta anche, insomma... Però è una collega giornalista bravissima. Sì, anche i vertici, insomma, o è portavoce di alcune società, la cosa è ancora... migliore, insomma, perché loro sono molte volte molto più obiettive di noi, soprattutto nei commenti, visto che parlavamo di giornalismo. Però questo ci fa sicuramente piacere. Black Lions che hanno avuto questo momento favorevole, insomma, con un risultato ampio di 4-1 sull'Atletico Montesano, ma io direi che bisogna ancora una volta dire grande formazione è quella dell'Alfenese, che sta tenendo veramente un secondo posto in maniera egregia, avendo 50 punti in classifica ma segnando un 7-2 all'Athletic in casa. Guardate che l'Athletic ha 33 punti, è proprio nella parte sinistra della schermata di solito. Intanto stiamo vedendo proprio il gol con cui è passato in vantaggio l'Athletic per quanto riguarda soprattutto l'Alfanese. Poi c'è da parlare anche del Laurino che ha segnato 8 gol al Montecorice. Montecorice è una squadra che è penultima in classifica con soli 15 punti, e c'è questo Real Laura che comunque in classifica ha 34 punti, e poi insomma insieme al Caprioli che anche e soprattutto nella prima parte di campionato ha avuto una sfera, un momento molto negativo, poi è riuscito a riprendersi, tant'è che oggi presenta, insomma, diciamo un risultato di classifica abbastanza soddisfacente. E poi c'è questo episodio che si è verificato, di cui parlavo poc'anzi, Nicola, in Marina di Camerota, Polisportiva Marina Lentiscosa. Bene, da quanto abbiamo appreso un po' anche noi, insomma, soprattutto da fonti
giornalistiche, abbiamo sentito che era passato in vantaggio il Camerota con un gol di Esposito. Al gol di Esposito c'è stato un giocatore di colore che abita probabilmente insomma, all'oasi di Palinuro, il quale forse così in buona fede, come è solito fare loro, almeno da quello che si sa, è andato a fare un balletto, un po' così, quei balletti che fanno loro, simpatico, simpatico perché fuori dal normale, insomma noi tante volte ce lo godiamo anche in Serie A. Sembra che questo abbia infastidito un po' i tifosi dell'Entiscosa, i quali, se così è stato, tant'è che la partita è stata sospesa, bisogna condannarli. Noi non sappiamo gli insulti che sono stati rivolti a questo ragazzo, ma se sono insulti razziali e questo è evidente. Riportavano i media la stessa notizia, questa è una cosa disdicevole, è una cosa che è fuori luogo in ogni sport, in ogni occasione della vita quotidiana di tutti quanti noi. Se così è stato, bisogna che facciano un mea culpa i tifosi dell'Entiscosa, che sono sanguigni, l'abbiamo sempre detto, però questo non significa superare determinate cose. Dispiace per il gesto, che chiedono quantomeno scusa, a parte la cosa, perché è la cosa minima che possano fare, è comunque un gesto, secondo me, inqualificabile. Sì, quando si parla di razzismo non è mai qualificabile qualsiasi episodio, quindi la società dell'Entiscosa deve essere per prima a pronunciarsi su determinate cose. Confidiamo nel presidente Fimiani. Sentiamo il punto di Ambrogio Quindieri su queste episodi. Questo secondo me, al di là dell'episodio che anche a me avevano raccontato, che purtroppo c'è stato qualche episodio, si vocifera con questo ragazzo extracomunitario, che tra l'altro io sono testimone perché nella mia squadra proprio quest'anno ho aggregato dei ragazzi extracomunitari, oltre ad essere veramente dei ragazzi seri, sempre presenti, sono veramente dei ragazzi veramente di animo proprio buono, si vede che sono dei bravi ragazzi, però mi rendo conto che anch'io ho questo problema. Perché purtroppo l'imbecille di turno c'è in tutti i campi e mi dispiace dirlo, e forse un po' su questo ancora dobbiamo un attimo crescere. Sul girone io penso, mi dicevano tra l'altro amici la sala consigliona, che il Postiglione ha qualche giocatore tipo Nembo e qualcun altro che era di categoria superiore, giocava in eccellenza sì, fino a 2-3 anni fa, quindi si sapeva già che poteva vincere il campionato, e quindi ancora di più merito ad Alfanese, che tra l'altro è partito anche con un gruppo giovane dei vecchi allievi di 2 anni fa, gli va dato merito e speriamo che ai playoff possa dire la sua, perché sarebbe un bel traguardo. Ecco, come adesso la situazione, i playoff non ci sono perché ci sono 11 punti di distacco, certo. L'abbiamo già sì, analizzato più volte, però speriamo alla fine che ce la faccia ad arrivare ai playoff, certo. Ok, perfetto. Adesso noi passiamo al campionato di prima categoria, andiamo ad analizzare quella che è la 24esima giornata relativa a questo campionato. Atletico Bisciotta Licinella 2-1, Cicerana Terra dei Cicerofrano 1-0, Procogliano Acquavella 1-1, Sapri Calcio Real Agropoli 0-2, Velina e Rayon 3-2, Certosa di Padula San Maurice 0-3, Fipe Polla, Golfo di Policastro 1-5, poi abbiamo Pattano, Sassano 2-2. Per quanto riguarda la classifica, 7 giornate dalla fine, San Maurese 61 punti, Acquavella 56, Sassano 53, Cicerale Terra dei Ceci 48, Atletico Bisciotta 46, Golfo di Policastro 40, Rayon 35, Pattano 34, Licinella 33 insieme al Real Agropoli, Certosa di Padula e Colliano 25, Rofrano 23, Velina 22, Fipe Polla e 10 punti e Sapri Calcio 1928 2 punti. Per quanto riguarda la classifica, vedete in rosso Fipe Polla e Sapri Calcio, perché queste squadre tra poco saranno, anzi Sapri matematicamente retrocesso, e tra qualche settimana anche il Fipe Polla, perché vedete tra Velina e Fipe Polla ci sono 12 punti di distacco, e quindi praticamente, anzi tra Colliano e Fipe Polla ci sono 15 punti di distacco, quindi a questo punto i play out non ci sono più e c'è la retrocessione diretta, invece c'è uno spareggio tra Rofrano e Velina.
Per quanto riguarda il prossimo turno, 24esima giornata, a 6 giornate dalla fine, Acquavella Atletica Pisciotta, Golfo di Policastro Certosa di Padula e Rayon Fipe Polla, Licinella, Velina, Real Agropoli, Cicerale Terra dei Ceci, Rofrano, Procogliano, San Maurese, Pattano, Sassano, Sapri, Calcio. Andiamo ad analizzare quelle che sono state le partite della giornata, vale a dire Atletica Pisciotta Licinella è finita 2-1 per il Pisciotta, hanno realizzato Ricchiuti e Gambardella, mentre per la compagine del Licinella ha realizzato Adinolfi. Arbitro della gara è Mario Masiello della sezione di Sapri, mentre vedete le immagini di Colliano Acquavella finita 1-1. Qua praticamente è la rete del Colliano, vedete l'Acquavella che resta esterefatta per questo gol e poi successivamente ci sarà il pareggio della squadra dell'Acquavella. Cicerale Rofrano invece finita 1-0, arbitro della gara era Dario Benvenuto, ha realizzato Brozzesi. Per quanto riguarda Colliano Acquavella è finita 1-1, avete visto, arbitro era Luca Tedesco, hanno realizzato Fiorito e per la compagine dell'Acquavella Abdul Mumin, per non farci mancare niente, Franco la terza. Sapri Calcio Real Agropoli 0-2, arbitro della gara era Michele Bianco, hanno realizzato Giuliano e Cammarota per la compagine ospite. Veline Rayon 3-2, doppietta di Trame, gol di Difeo per la compagine di casa. Poi abbiamo Formichella e Di Lascio, hanno realizzato per le Rayon, arbitro della gara era Gabriele Panariello. Certosa di Padula, San Maurice 3-0, arbitro Biagio Caputo della sezione di Sapri, marcatori De Marco, Viceconte e De Marco ancora. Fipe Polla, Golfo di Policastro 1-5, per la compagine del Fipe Polla ha realizzato i soldi, mentre per la squadra del Golfo di Policastro 4 gol di Luca Speranza e 1 di Puoli. Arbitro era Angelo Tisi. Per quanto riguarda l'ultima partita, dove Pattano-Sassano hanno fatto un 2-2, per il Pattano Carleo e Troncone, per il Sassano Vitolo e Chianese. Arbitro della gara era Antonello Citera della sezione di Sapri. Franco la terza. San Maurese, ti do questi spunti, San Maurese che si allunga a 5 punti e la settimana prossima c'è questa partitissima tra Acquavella e Atletica Pisciotta che può dire la sua per quanto riguarda i playoff. Intanto volevo dire, sì, sono due ottimi spunti, che qui un po' di terreno ha perso l'Acquavella, forse in maniera molto inaspettata, però noi siamo stati, e quello lo dicevo quasi a inizio trasmissione, un po' come sul dissi profeti per quanto riguardava qualche risultato, l'avevamo azzardato dicendo soprattutto, io ricordo in particolar modo, attenzione perché il Colliano in casa è una squadra molto diversa da quando, sì, quando gioca fuori casa. L'hai detto, sì. E così è stato effettivamente. E forse sorpresa nelle sorprese, insomma, è stato anche questo pareggio del Sassano col Pattano per 2-2. Il Pattano, squadra di tutto rispetto, che ha 34 punti in classifica, però giustamente tu facevi notare il distacco intanto della San Maurice, che sta prendendo il largo, ovviamente la squadra sta giocando bene, sappiamo insomma, e l'abbiamo detto, anche la forza di questa squadra. È quella partita importante che ci sarà il prossimo turno, Acquavella, proprio Acquavella Atletico Pisciotta. Perché questo? Perché l'Atletico Pisciotta, soprattutto a discapito dell'Atletico Pisciotta, ha 46 punti, invece il Golfo di Policastro ne ha 40, giocherà in casa con il Certosa di Padula che ha 25 punti, quindi potrebbe proprio essere un momento favorevole alla squadra del Golfo di Policastro, in prospettiva ovviamente di un risultato negativo per quanto riguarda soprattutto la squadra dell'Atletico Pisciotta. Così non fosse, rimane sempre l'Acquavella su e l'Atletico Pisciotta che si distanzia di altri punti. Io volevo però far notare come sia stato un risultato molto positivo la squadra, per la squadra di Policastro, un risultato di 5-1 di Sparaccio, giusto, con 4 gol che ha fatto Luca Speranza, a discapito di un solo gol di Puoli, e questo fa un po' notizia perché sentivamo sempre che segnasse insomma qualche cosina in più Puoli. Quel Luca Speranza, che io l'ho visto giocare, un ragazzo che gioca, è molto veloce, spazia tante volte,
tiene la palla un po' tanto, troppo secondo me, in tante altre volte, ma che realizza, ha realizzato 4 gol, insomma, sul quale poi non è che si possa dire più di tanto. Per cui risultato positivo dei ragazzi di Policastro, che adesso dovrebbero avere una fase del campionato più favorevole, insomma, rispetto alle big con le quali si è già confrontato. Vogliamo fare ancora e dire ancora del Sapri, solo una notizia, non è dispiace ovviamente quella dei 2 punti in classifica, diciamolo solo a livello numerico per chi anche avesse avuto modo di valutare la classifica. Tra il Sapri e la San Maurese ci sono ben 59 punti di differenza. Questo dispiace per la cittadina della Spigolatrice, perché ovviamente parliamo di una realtà in cui si è vissuto un momento di grande calcio e di una realtà piccola in cui si sta vincendo questo campionato in cui ha militato e milita anche questa squadra del locale. Questo che possa e che sia un augurio in futuro per i ragazzi della Spigolatrice, per una nuova società che si andrà a formare, finché si possa portare questa squadra agli albori, non dico di i campionati eccelsi, ma quantomeno di dare dignità a questa grossa cittadina. Ecco, innanzitutto bisogna fare i complimenti alle squadre, alle 3 squadre di testa, vale a dire la compagine San Maurese di mister Marco La Greca e del presidente Materazzi, ma anche chi ha tenuto vivo questo campionato fino adesso, vale a dire la compagine dell'Acquavela di mister Castiello e della presidente Stefania Morinelli. Dalla parte sua il Sassano Calcio sta facendo il proprio dovere, la compagine di mister Cammarano e del presidente Ricciardone stanno cercando di dire la loro fino alla fine, però è difficile mantenere la giusta dimensione per quanto concerne la squadra del presidente Ricciardone. Ma Ambrogio Quindieri, proprio un'altra cosa, diciamo San Maurese vicina alla vittoria finale, ma si stanno giocando un secondo posto importante proprio Acquavella e Sassano, che stanno cercando di mantenere le loro posizioni, anzi Sassano sta cercando di guadagnare punti. Sì, sì, la San Maurese si presentava già ai nastri di partenza come la squadra che avrebbe vinto il campionato, infatti quasi sicuramente finirà così. L'Acquavella, secondo me, quando l'ho vista giocare esprimeva anche un buon calcio, quindi c'è da fare i complimenti al loro tecnico perché giocavano veramente bene e comunque non era facile mantenere un campionato contro una San Maurese che ha costruito una vera corazzata. Lo stesso Sassano, se andiamo a vedere i nomi, forse in confronto ad Acquavella è molto più titolato. Per quanto riguarda il Golfo di Policastro che diceva Franco prima, secondo me più che sul Pisciotta deve fare la corsa sul Cicerale, perché con lo scontro diretto domenica l'Acquavella si potrebbe portare a 13 punti e quindi ci sarebbe il rischio anche che la quinta non fa i playoff, quindi diciamo che deve guardare la quarta ed è vero che in casa forse ha partite sulla mano facili, tra virgolette, anche se nel calcio non esiste il facile, però fuori casa Franco c'ha Pattano ed è ostico, peggio del Codiano, c'ha Cicerale e c'ha Acquavella, quindi sono 3 trasferte sulla carta difficili. Io penso che Antonino Sparaggio già ha fatto grandi risultati con l'organico costruito ex novo, quindi bisogna fare i complimenti alla società e a mister Sparaggio per il lavoro che stanno facendo, ma ci sarà sicuramente il prossimo anno per dire la loro su questo campionato. Franco La Terza. Ma non c'è dubbio, insomma, se guardandolo sotto quest'ottica bisogna dire che effettivamente è un primo anno, ci sono dei ragazzi che hanno militato in tanti campionati, qualcuno doveva arrivare e non è arrivato, qualche altro nome si era fatto e forse così un accordo economico non si è raggiunto, ma erano nomi importanti. Il discorso è che anche abbiamo sempre parlato di progettualità e di cosa si prefigge una società. Se a Policastro io sentivo all'inizio insomma parlare di l'ambizione era quella di fare qualcosina di più di quanto non si sia realizzato, ma ciò resta insomma che non è certo un risultato negativo. Certo, se non si entra nei playoff, per quanto si è messo su come materiale, insomma è un pochino poco, credo, ma nulla dica che l'anno prossimo si possa migliorare e aggiustare ancora di più la cosa. Bisogna a questo punto sedersi di nuovo e riformare un po' una squadra che
bisogna capire che ci sono delle squadre con le quali combattere, che sicuramente poi saranno ancora l'Acquavella, non so se vincerà e poi i play-off, se farà i play-off l'Acquavella, o che per essi il Sassano o altre, insomma, a parte la Samorese, che li troveranno lì, e poi, o qualcuno, insomma, che salirà dalla seconda. Insomma, bisogna costruire poi un organico che ti dia la possibilità di poter fare qualcosina di più. Ecco, noi passiamo al campionato di promozione, siamo alla 28esima giornata, dove praticamente hanno giocato Alfaterna, Temerario San Mango 3-0, Angri, Vigor, Castellabate 3-0, Buccino, Calpazio 2-1, Campagna, Centro Storico Salerno 4-0, Gregoriana, Real Sarno 2-5, Polisportiva Santa Maria Rocchese 7-0, Salernum, Polisportiva Real Palomonte 2-0, Poseidon, Scafatese 1-6. Per quanto riguarda la classifica, due giornate dalla fine, Scafatese 67 punti, matematicamente vincitore di questo campionato. Poi abbiamo Polisportiva Santa Maria 52, Salerno Baronese 51, Angri 50, Calpazio e Campagna 46, Alfaterna 43, Centro Storico Salerno 39, Poseidon e Temerana San Mango 38, Real Sarno 34, Rocchese 33, Buccino 30, Real Palomonte 29, Vigor Castellabate 16, chiude la classifica Gregoriana con 6 punti. Per il prossimo turno, 29esima giornata, penultima, Buccino Scafatese, Calpazio Angri, Centro Storico Salerno Gregoriano, Real Palomonte, Polisportiva Santa Maria, Real Sarno Alfaterna, Rocchese, Poseidon, Temerane San Manco, Salerno, Vigor, Castellabate, Campagna. E qua abbiamo il solito punto di chi ci ha tenuto per tutto l'anno in compagnia e soprattutto ci ha spiegato per filo e per segno quello che succede in questo campionato. Il servizio è di Cristian Vitale, il montaggio è di Lorenzo Picarelli. Si è giocata nel pomeriggio di sabato la giornata numero 28, la terz'ultima della regular season del campionato di promozione campana, nel girone D, dove sono inserite le nostre compagini da registrare 2 vittorie e 3 sconfitte per le nostre formazioni. La partita tra l'Angri, quarta forza del campionato, a meno 2 dalla seconda piazza, e la Vigor Castellabate, prevista allo stadio di Tramonti, non si è disputata causa defezione della squadra ospite, concludendosi quindi con un 3-0 a tavolino. Vittoria roboante per la Polisportiva Santa Maria, che regola allo stadio Carrano 7-0 la Rocchese, imbottita di Under. Sugli scudi per i giallorossi il giovane romano, classe 2001, autore di una tripletta. Entrano nel tabellino dei marcatori anche Piccirillo, Esposito, Nunziata e Russomanno. La gara, terminata 3-0 al 45esimo, vedeva i ragazzi di Mister Pirozzi avanti 2-0 già al decimo della prima frazione. Sconfitta pesante invece per la Poseidon. I pestani cedono 1-6 tra le mura amiche alla Scafatese, prima della classe già promossa in eccellenza. Per i patroni di casa, già salvi e con nessuna probabilità residua di giocare i playoff, la rete della bandiera porta alla firma di D'Andria. Successo importantissimo per il Buccino Volcei, che supera di misura 2-1 la Calpazio. I volceiani tornano così in corsa per la salvezza diretta, lontana ora solo 3 punti, che eviterebbe ai rossoneri la disputa dei play-out di fine stagione. Il Buccino passa con Cascone al minuto 22, ma viene ripreso da De Luca a segno sul rigore al 45esimo. I capaccesi cedono il passo ad inizio ripresa. Santese, per gli uomini del tecnico Mensa, su penalty, dopo 3 giri di lancette, condanna così la squadra di Mister Bozza a una sconfitta abbastanza inaspettata. Andiamo alla lettura adesso, ringrazio Cristian Vitale, noi andiamo alla lettura dei risultati di CSI over 35, dei risultati della 16esima giornata, Caggianese Atena Lucana 2-2, Mercure Lauria Nuova Sant'Anna 1-2, Cosmos Aulettese 0-1, Sporting Club Vertucci Vietri di Potenza 2-3, Riposato Latronico, per una classifica che il Sant'Anna ha stravinto già da qualche settimana, 43 punti, Cosmos 28, Vietri di Potenza 25, Latronico 24, Sporting Club Vertucci 18, Caggianese 16, Mercure Lauria 10, Atena Lucana 8, Aulettese 7 punti. Per quanto riguarda il prossimo turno, 17esima giornata, 2 giornate alla fine, Aulettese Mercure Lauria, Latronico Caggianese, Virtus Sporting Club Vertucci, Atena Lucana, Vietri di Potenza e Cosmos, deve riposare la Nuova Sant'Anna, e quindi vanno i complimenti ai ragazzi della Nuova Sant'Anna di Michele Vignola, che hanno fatto un grande risultato, una vittoria importante per questo campionato, in bocca al lupo. Andiamo ai saluti finali, iniziamo da Ambrogio Quindieri. Beh, io
Come al solito ti ringrazio per l'invito e perché mi dai la possibilità di dare luce a un settore giovanile che delle volte viene troppo trascurato e i ragazzi in generale, i giovani, meritano sempre un'attenzione in più, anche perché anche nelle nostre zone, io lo ricordo sempre, ci sono ragazzi validi. E niente, ringrazio Franco che come al solito mi ha tenuto compagnia e abbiamo chiacchierato con molta semplicità ed armonia. Quindi vi ringrazio e spero alla prossima. Abbiamo analizzato nella prima parte proprio la partita relativa alla Juniores dello Sporting Sala Consilina. Noi vi invitiamo tutti quanti a seguire questi ragazzi di Ambrogio da giovedì alle 16 allo Stadio Valentino Mazzola di Vibonati, lo stupendo Stadio Valentino Mazzola di Vibonati, dove si affronteranno Sporting Sala Consilina San Giorgio per la fase finale, gli ottavi di finale del campionato regionale Juniores. Franco La Terza per i saluti finali. Io intanto un consiglio e poi saluto due. Volevo, il Quindi si deve preoccupare Ambrogio per il no, no, il consiglio. primo era velocissimo, proprio su quello che diceva Ambrogio. Noi ci siamo sempre occupati con i campionati giovanili, amiamo tanto insomma, questi campionati, anche per un futuro non immediato, dico, invito personalmente chi ha a che fare con i giovani di dare anche delle informazioni alla redazione, a noi, ma anche sui nomi, sui ruoli, su quello che concerne un po' il mondo, perché tante volte noi ovviamente non possiamo, penso né io né Nicola, arrivare ed essere onnipotenti e capire, perciò a noi ci fa piacere che vengano gente del tuo calibro qui. E non a caso volevo fare un saluto ovviamente a te da mister, da vincitore di quello che si è vinto, ma di quello che ancora deve vincere, poi un giorno ci svelerai cosa farai da grande, ma soprattutto l'augurio è per la prossima, per il prossimo impegno col San Giorgio. Affinché si possa vincere questa squadra e andare avanti. Quindi il mio augurio è questo, ovviamente, per tutta la tua, per tutti i tuoi ragazzi. E poi volevo fare un augurio a un altro ragazzo giovane che l'altra sera vedevo in televisione, si chiama Madeline Tandara, Tandara, insomma, è detto, io lo chiamavo così, ricordo ai miei tempi, che è un giovanissimo, gioca Quando oggi. facevi l'allenatore. Sì, gioca oggi con la Gelbison, sono stati ragazzi che poi io ho conosciuto e siccome anche Madeline, come dissi, per un altro ragazzo di Alfano. È un ragazzo particolarmente educato, è quello che io prediligo, soprattutto dal punto di vista caratteriale, Ambrogio, poi anche il tecnico, ma lui ha una e l'altra qualità, gli auguro anche a lui un grande futuro. Ha calcato il campo della Gelbison, che credo già è partita iniziata, è l'ultima partita di campionato. Auguro a lui, ovviamente a tutti i coetanei, più piccoli e più grandi, un grande e radioso futuro. Noi vi ringraziamo dell'attenzione, un grazie particolare a Lorenzo Picarelli, un grazie a tutti quanti coloro che ci hanno dato una mano con le notizie. Finisce qua la puntata numero 398, vi aspettiamo la settimana prossima, ancora qua su 105 TV per l'altro calcio.